Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di quando Luis Figo firmò un doppio contratto per Juve e Parma, facendo incavolare tutti quanti. Sigla e poi ne parliamo. Il 12 febbraio 2006, al termine dell'incontro disputato a San Siro fra Inter e Juventus e vinto dalla Juventus, Luis Figo, che in quel periodo è giocatore dell'Inter, rilascia delle dichiarazioni, diciamo, abbastanza pepate. Infatti Luis Figo, davanti ai giornalisti, dice: "Moggi ci deve spiegare cosa faceva nello spogliatoio dell'arbitro prima della partita. Quando una squadra ti batte con merito, non puoi far altro che congratularti con lei, ma quando vince perché è aiutata da fattori esterni, è normale arrabbiarsi. Non so perché Moggi possa assumere simili atteggiamenti da padrone del calcio, e di sicuro nella mia carriera non ho mai incontrato una figura come la sua in altri paesi." I dirigenti della Juventus, e Moggi in particolare, prendono le dichiarazioni di Luis Figo benissimo, e infatti decidono, 2 giorni dopo, di denunciare il giocatore alla FIGC. A questo punto, l'8 marzo 2006, la Procura federale si esprime a proposito di quanto accaduto e dà ragione a Moggi, colpevolizzando Figo. Figo, durante le indagini, aveva ammesso di non aver mai visto Moggi dentro lo stanzino, ma aveva visto Moggi con gli altri dirigenti della Juventus salire le scale che portavano allo stanzino dell'arbitro, però non li aveva visti entrare effettivamente nello stanzino. E alla fine la procura dà ragione alla Juventus e a Moggi, esprimendosi in questo modo: "Il giocatore dell'Inter, Luis Figo, è stato deferito per avere, nei giorni immediatamente successivi alla gara Inter-Juventus del 12 febbraio 2006, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione di un dirigente di altra società. Per responsabilità oggettiva è stata deferita anche alla società nerazzurra." Quindi alla fine, almeno in questa circostanza, viene data ragione a Moggi e alla Juventus, e Moggi commenta la sentenza dicendo: "Ma è chiaro che avevo ragione io. Cioè, voi veramente davate credito a uno come Figo, la cui parola non vale mai nulla, uno che addirittura ha l'abitudine di firmare 2 contratti per volta?" Chiaramente lui era dalla parte del torto e stava dicendo una sciocchezza. Benissimo. E a questo punto potremmo chiederci, partendo dal presupposto che fra Inter e Juventus c'è sempre stata un'accesa rivalità e che Moggi non è che fosse amatissimo dagli altri dirigenti, ad esclusione appunto dei dirigenti bianconeri, ma come mai fra Figo e Moggi c'è tutta questa acredine, e come mai Figo dice: "Sì, Moggi opera sempre così", e Moggi risponde dicendo: "Ma quello che è credibilità, la sua parola non vale niente, visto che è uno che firma 2 contratti per volta. Per capire il motivo di queste affermazioni all'insegna dell'amore e del rispetto, dobbiamo tornare indietro di qualche anno, e precisamente all'estate del 1994. Al termine del mondiale statunitense, naturalmente gli occhi di tutte le grandi squadre sono sui giocatori che si sono messi in mostra durante il mondiale. Però ci sono anche giocatori molto interessanti che al mondiale non hanno partecipato e su cui le grandi squadre europee hanno già messo gli occhi da tempo. Uno di questi è Luis Figo. Luis Figo, che tra l'altro è un nome difficilissimo, un nome lunghissimo, ora provo a leggerlo perché a memoria non me lo ricordo. Comunque Figo all'anagrafe si chiama, un attimo che lo leggo perché è un macello, Luis Felipe Madeira Cairo Figo. Insomma, nome impossibile da ricordare a memoria. Comunque le grandi squadre europee mettono gli occhi su Luis Figo. Chi è Luis Figo? Luis Figo è un giocatore portoghese che ha soli 22 anni, ma oramai già da 4-5 anni gioca come titolare inamovibile nello Sporting di Lisbona. È un giocatore considerato da tutti un fenomeno, un giocatore che veramente, quando corre sulla fascia destra, ti permette veramente di vedere cose incredibili che raramente si sono viste nel campionato portoghese. Insomma, tutti sanno che sarà un grande crack e tutti sanno che questo è un giocatore destinato a fare grandissime cose in futuro, anche se poi a ben vedere la bacheca personale di Luis Figo non è poi così strapiena, stracolma di trofei come ci si potrebbe immaginare, considerato, visto lo status di cui gode il giocatore stesso. E infatti Figo in patria ha vinto solo una coppa nazionale, ma il suo alloro più importante in quel periodo è sicuramente il mondiale di categoria Under 21, che ha vinto con un Portogallo straordinario, un Portogallo pieno veramente di grandissimi giocatori, grandissimi campioni, che poi in realtà, quando passeranno nel Portogallo A, non faranno cose incredibili, però veramente faranno sognare intere generazioni di giovani. Infatti quel Portogallo è formato da giocatori come Vitor Baia,
João Pinto, lo stesso Figo, Fernando Couto e Manuel Rui Costa. Quindi insomma veramente grandissimi giocatori. E a proposito di quel Portogallo, di quanto quel Portogallo si sia dimostrato alla fine inconsistente, un po' fatuo, ma comunque una squadra che ha fatto sognare un po' tutti, ecco, a proposito di quel Portogallo sono interessanti le parole di Manuel Rui Costa. E infatti Rui Costa dice: quante partite fatte sulla spiaggia di Carcavelos durante i ritiri in nazionale, era il nostro appuntamento fisso, partitella e poi corsa a fare il bagno. Chi perdeva avrebbe dovuto pagare pegno. Quanti calci che ci siamo dati, quante risate. Con la maggior parte dei miei compagni ci conoscevamo da anni. Avevamo fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili insieme. Io, Simão, João Pinto, Luis Figo, Fernando Couto, Vitor Bahia, eravamo praticamente come fratelli. Non abbiamo vinto molto, ma era una generazione di fenomeni, cresciuta amando le cose semplici della vita. Eravamo uno spettacolo. Comunque, insuccessi del Portogallo a parte, torniamo a parlare della vicenda di Figo. Nella stagione 94-95 Figo si appresta ad affrontare l'ultima stagione, l'ultimo anno di contratto con lo Sporting Lisbona, e Figo ha già fatto capire chiaramente ai dirigenti che non ha nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto, perché l'anno dopo andrà in scadenza e sa che le principali squadre europee hanno messo gli occhi su di lui. Quindi Figo alla dirigenza dice: signori, io vi ringrazio, so che mi avete dato fiducia, mi avete fatto esordire a 17 anni, vi devo molto, ma io non rinnoverò perché l'anno prossimo voglio esplorare nuove possibilità, voglio andare a giocare nel calcio che conta, quindi io non rinnovo. I dirigenti dello Sporting Lisbona sono abbastanza disperati perché hanno lì il giocatore più caldo del decennio, il giocatore più importante di quella generazione, e dicono: mannaggia, ce lo perdiamo così, come facciamo? Ed ecco che in quel momento l'ancora di salvezza arriva con le sembianze di Moggi. Moggi che si è appena insediato nella Juventus con la famosa triade, e ha dato la squadra in mano a Marcello Lippi, e Moggi si rende conto che Figo potrebbe essere un innesto molto importante per permettere alla Juventus di raggiungere nuovi traguardi sia a livello nazionale ma soprattutto a livello europeo. Così Moggi va dal presidente dello Sporting Lisbona e dice: buongiorno. E quello dice: buongiorno. Dice: guarda, so che siete tristi perché state per perdere il giocatore a zero, però io sono un buono, ho una proposta bellissima per voi. Facciamo così: noi per la stagione 95-96 ci prenderemo Luis Figo, ve lo lasciamo un anno qui, e non solo ve lo lasciamo quest'anno, ma addirittura vi daremo 6 miliardi di lire, così voi avete 6 miliardi, non perdete il giocatore proprio a zero, e noi ci pigliamo Figo, tanto poi male che vada risparmiamo un po' sul suo ingaggio, però insomma vi diamo sti 6 miliardi, ci date il giocatore, ci promettete che l'anno prossimo ci date il giocatore? E il presidente dello Sporting Lisbona dice: urca, certo, facciamo cosa, firmiamo subito un precontratto, è ottobre, firmiamo, l'anno prossimo vi diamo Figo. Benissimo. A questo punto i dirigenti dello Sporting Lisbona chiamano Figo e gli dicono: senti, abbiamo una bellissima notizia, tu volevi andare in un campionato importante, in una grande squadra, sorpresa, l'anno prossimo andrai alla Juventus, sei contento? E Figo dice: no, non sono contento, guardate, con tutte le squadre che c'erano a disposizione in Europa, se proprio potessi evitare di andare alla Juve ve ne sarei grato. E i dirigenti dello Sporting dicono: va bene, ci fa piacere che tu abbia espresso la tua opinione, tu andrai alla Juventus perché ci danno 6 miliardi, non rompere, vai alla Juventus. E quindi, a detta del giocatore, lo obbligano di fatto, sempre stando a quanto dice Figo, lo obbligano a firmare questa sorta di precontratto, meglio di prelazione. E appunto le parole di Figo a riguardo sono queste: mi trovai in una stanza con Paulo Sousa, Giraudo, Moggi e Bettega. Mi misero addosso tanta pressione, un contratto con cifre che non avevo mai visto e una dichiarazione di intenti che firmai. Ma mi pentii subito dopo e mostrai il foglio al mio agente, un pezzo di carta senza valore. Quindi Figo si ritrova ad aver firmato questo foglio, che stando a quanto dice il giocatore è solo una sorta di dichiarazione di intenti, una prelazione, mentre stando a quanto dice Moggi si tratta di un vero e proprio contratto. Resta il fatto che Figo ha firmato questo foglio, non è convintissimo, e a un certo punto però, poco dopo, qualche settimana dopo, si presenta Pastorello, il DG del Parma, che dice: buongiorno, come stai? E lui dice: ma bene. Lei come sta? Dice: bene, guarda, ti va di venire a giocare nel Parma? E Figo dice: urca, nel Parma mi piacerebbe giocare. E Pastorello dice: allora vieni, perché tanto guarda, tu l'anno prossimo te ne potresti andare gratis. Noi facciamo una bella cosa, siccome siamo dei signori, allo Sporting Lisbona, invece che niente, gli diamo 2 miliardi. Così almeno sai, gli diamo sti 2 miliardi, a te diamo un ingaggio bello alto, tanto guarda, i soldi che non diamo allo Sporting Lisbona li diamo a te, un po' di più a te, un po' di più al tuo agente, vieni da noi, vedrai che diventerai il leader della squadra. E a questo punto Figo dice: urca, benissimo, ottimo, sono contento, voglio venire a giocare nel Parma. E quindi decide di firmare il contratto col Parma. A questo punto uno dice: ma scusa Figo, tu non ti ricordi che avevi firmato il contratto con Moggi? E lui dice: no, perché in realtà io qualche giorno dopo
ho mandato una letterina a Moggi in cui scrivevo una lettera firmata, suppongo da un avvocato, non so da chi, una lettera in cui dicevo: guarda, ho cambiato idea, non vale più niente quel contratto che abbiamo firmato, quell'accordo non vale più niente, io non voglio più giocare nella Juventus, voglio un'altra squadra. E quindi dice: figo, io avevo mandato sta lettera, quindi ero a posto in coscienza, pensavo che fosse tutto a posto. E Moggi dice: no, non è tutto a posto. Infatti Moggi, quando va a depositare il contratto in Lega, trova il contratto firmato dal Parma con il giocatore, e Moggi non la prende benissimo. Infatti Moggi si incavola come una bestia, va dai dirigenti del Parma e dice: scusate, cosa avete fatto? Cioè, il contratto quello l'ha fatto con noi. E i dirigenti del Parma dicono: ma guarda, noi non sapevamo niente, noi gli abbiamo proposto di firmare il contratto, ci siamo messi d'accordo col giocatore, visto che lui comunque andrà in scadenza, e ha firmato con noi, cosa vuoi tu? E allora quello fa vedere il suo contratto, quello altro fa vedere il suo contratto. Nel frattempo lo Sporting di Lisbona si incavola come una bestia, perché dice: ecco, quindi tu dovevi andare alla Juve, perché vai al Parma che noi ci pigliamo solo 2 miliardi invece che 6? Quindi diciamo che a un certo punto il Parma è arrabbiato con Figo perché non si è comportato seriamente, la Juventus è arrabbiato con Figo perché non si è comportato seriamente, lo Sporting è il più incavolato di tutti perché ci rimette un sacco di soldi ed è arrabbiatissimo con Figo, praticamente ce l'hanno tutti con Figo, perfetto. A questo punto cosa succede però? Come accadrà qualche anno dopo, interverrà la FIGC e quelli della FIGC sono indignati, dicono: oh, ma tu sei un giovane, 22 anni, portoghese, manco fossi brasiliano, sei portoghese, ti prendi gioco della Serie A italiana? Ma tu non sei nessuno, vieni qui, ti prendi gioco, firmi con uno, firmi con l'altro, ma te sei fuori di testa, adesso facciamo una bella cosa, tu per 2 anni non puoi giocare in Serie A, sei inibito dalla Serie A. Perfetto, solo che c'è un problema: se non vai a giocare nella Juve, non vai a giocare nel Parma, allo Sporting non ti vogliono più, come la risolviamo? Ora qui la faccenda diventa leggerissimamente nebulosa, però cerco di riportare quello che ho compreso leggendo da alcuni siti stranieri, perché questo pezzo non è chiarissimo, se qualcuno ce l'ha più chiaro me lo spieghi per favore. Ad ogni modo, cosa succede? Che c'è questa situazione particolare ed ecco che arriva il salvatore, a salvare tutto arriva il Barcellona. E infatti il Barcellona dice: ragazzi, è una situazione un po' difficile la vostra, meno male che ci siamo noi, che siamo di buon cuore e decidiamo di sistemare questa situazione, perché ci piange il cuore vedere tutto sto macello su sto giocatore. Facciamo una cosa, gli togliamo il pensiero, ce lo pigliamo noi. Però il Barcellona prende Figo con una clausola particolare, ossia il calciatore risulta essere del Parma, quindi a questo punto mi viene da credere che veramente il contratto firmato prima da Figo con Moggi fosse solo una sorta di dichiarazione di intenti, niente di più, e quello con il Parma invece fosse un vero contratto, un contratto vero e proprio. Comunque resta il fatto che l'accordo è questo: il Barcellona si prende Figo dal Parma e dice: noi ce lo teniamo per un anno, se al termine di quest'anno ci convince ce lo teniamo noi e diamo noi 2 miliardi di lire allo Sporting, se non ci convince che gioca male, se lo deve riprendere il Parma e lo deve tenere fermo un anno, perché in Serie A non può giocare, perché appunto è stato tra virgolette cacciato dalla Serie A per 2 anni. Quindi alla fine si fa così. Ora ripeto, non ho capito alla fine benissimo quale fosse il termine del contratto, ma funziona così. Quindi Figo gioca quell'annata a Barcellona e direi che gioca in una maniera clamorosa, gioca benissimo. E infatti quelli a Barcellona guardano Juventus e Parma e dicono: pepper pepepe, avete visto cosa ci siamo presi mentre voi litigavate? No, io non lo voglio, io non lo voglio. E avete visto che fenomeno che era? Quindi a questo punto i dirigenti del Parma bussano alla porta del Barcellona e dicono: però vi ricordate l'accordo che se per caso non vi trovavate bene con lui ce lo ridavate, noi ce lo tenevamo lì un anno fermo? E i dirigenti del Barcellona dicono: certo che ce lo ricordiamo, ma noi con lui ci troviamo benissimo, è un fenomeno. Avete commesso sto errore, mo Figo ce lo godiamo noi. Quindi signori, grazie mille, se ci sono altre occasioni in cui volete litigare, litigate pure, la situazione ve la risolviamo noi. Quindi cosa succede? Succede che appunto il Barcellona dà questi 2 miliardi allo Sporting di Lisbona, che quindi alla fine sì, guadagna questi 2 miliardi, ma un po' si mangia le mani, perché se Figo fosse andato alla Juve di miliardi ne avrebbe guadagnati 6, e da lì Figo vivrà 5 anni clamorosi col Barcellona, anche se poi l'addio dal Barcellona sarà abbastanza clamoroso. Infatti tutti ci ricordiamo il suo passaggio al Real Madrid, con i tifosi del Barcellona che dimostrano in maniera assolutamente pacata e civile di non aver gradito la scelta di Figo, lanciandogli una testa di maiale morto durante un derby, insomma durante un incontro fra Barcellona e Real Madrid, quindi non proprio un derby, però insomma più o meno l'atmosfera è quella. E quindi poi Figo qualche anno dopo, quando sarà in fase nettamente calante, verrà all'Inter, però dimostrerà di non aver dimenticato quello che Moggi aveva fatto, così come Moggi dimostrerà di non aver mai dimenticato quello che Figo gli ha fatto. E a tal proposito le parole di Figo sono queste: il mio contratto con lo Sporting Lisbona stava per scadere e il club non aveva fatto nulla per farmene firmare uno nuovo. Hanno raggiunto un accordo con la Juventus per il mio trasferimento, ma ero arrabbiato quando l'ho scoperto e ho firmato un contratto con il presidente del Parma, Giambattista Pastorello. Era l'unico contratto che avevo firmato correttamente,
quello che avevo firmato con la Juve non doveva essere un contratto valido. Ma Luciano Moggi, la cui influenza nel mondo del calcio l'ho capita solo qualche anno più tardi, è riuscito a vietarmi di giocare in Italia per 2 anni. Forse però era il mio momento fortunato, perché alla fine sono andato al Barcellona. Anche Moggi poi, sulle colonne di Libero, dirà la sua, e se Figo è stato duro, ecco Moggi non sarà da meno. Infatti il direttore della Juventus dice: Luis Figo poteva essere della Juve? Sì. Allora gli facemmo firmare una specie di precontratto e quando andai a depositarlo in Lega trovai quello che lui aveva firmato con il Parma. Poi sappiamo quello che successe. La Lega riconobbe come irregolari i 2 contratti e alla fine il giocatore andò al Barcellona. Devo dire che Luis Figo è una persona poco attendibile e che i portoghesi hanno il vizio di fare queste cose. Siamo in Italia, in un paese dove fa chic parlare male di quelle persone che riescono con sacrificio e lavoro a mettere in evidenza le proprie qualità. Ma a tutto c'è un limite, soprattutto quando a farlo sono stranieri che hanno fatto fortuna giocando con una palla e magari ora raccontano falsità. È il caso di Luis Figo. Una persona normale avrebbe dovuto provare vergogna a rivelare certe cose. Lui lo ha fatto invece fregandosene della verità. Dice infatti di aver firmato con il Parma per dispetto verso la sua ex società, lo Sporting Lisbon, che aveva preso direttamente accordi con la Juve, rivelando così che il club, pur di disfarsene, non gli aveva proposto alcun rinnovo, perdendo volutamente la potestà su di lui, che da quel momento era libero di firmare con chiunque. Quindi in definitiva questa è il riassunto della storia, molto caotica e mai ben definita, della doppia firma di Luis Figo sul contratto del Parma e sul contratto della Juve. Ognuno dei due, cioè tra Figo e Moggi, dice la sua raccontando la propria verità. Non ho trovato informazioni su quello che hanno detto i dirigenti del Parma e quelli dello Sporting Lisbona, quindi sembra proprio una specie di guerra personale fra i due e quindi alla fine in realtà non si potrà mai sapere chi ha realmente ragione. È vero che qualcuno potrebbe dire no, ma poi guardate Moggi cos'è successo, quindi sicuramente avrà ragione Figo, che poi a me da interista ovviamente viene da schierarmi dalla parte di Figo, però i dati che abbiamo in mano oggettivamente non permettono di dire ha pienamente ragione Figo, ha torto Moggi. Vai a capire, anche se l'unico dubbio che mi viene è che se poi alla fine Figo è risultato essere del Parma, forse davvero quel precontratto non aveva nessun valore, però non ho trovato altre informazioni a riguardo, quindi non mi posso sbilanciare. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto vi va di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e ovviamente cosa gradita. Noi ci vediamo alla prossima storia romantica, ciao!